Sto ancora cercando di realizzare quello che è successo ieri sera. Perché io, ragazzi, non ci posso credere. Intanto, benvenuti in un nuovo video e iscrivetevi a questo canale. Sì, se vedete questa faccia sconvolta è perché sto cercando appunto di realizzare questa cosa. Perché io, mai nessuno ha fatto una cosa del genere per me. Praticamente io tempo fa vi avevo parlato nel canale che c'era una persona di voi che mi seguiva. Una persona molto simpatica. E praticamente non mi sarei mai aspettato che questa persona poteva fare una cosa del genere per me. Ci siamo conosciuti appunto attraverso la mostra di pittura, non so se ve ne avevo parlato qualche video fa, in realtà perché lui aveva letto il mio nome sul giornale, mi ha chiesto l'amicizia, io l'ho accettata, poi vabbè, chiaramente ci siamo visti un po' di volte, perché comunque anche lui è abruzzese, ed è nata una splendida amicizia, però io testarda come sono, mi vado a fissare sempre con gli amori impossibili. Va bene. E praticamente questa persona da un po', questo ragazzo, mi faceva il filo, io però chiaramente non lo volevo. Scusate, ma sto ancora cercando di capire se veramente è successo oppure no. Perché, cioè, quello che lui ha fatto ieri per me è stata una cosa fenomenale, poi vi dirò perché. Allora, se non sapete chi è questo qua, vi posso dire che è una persona già nota nel mondo della televisione, perché ha partecipato in un programma cantando Rose Rosse. Adesso vi faccio vedere alcune foto. Penso che adesso tutti l'avete riconosciuto. Io quello che posso dire è che quando l'avevo visto in televisione mi sono crepata da ridere per il suono delle campane, per tutto praticamente. Mi faceva ridere perché era un personaggio, poi proprio vestito così. Era un personaggio, però non ho pensato di chiedergli l'amicizia perché comunque a quei tempi ero fidanzata. Però l'ha fatto lui quando appunto si è ricordato di me perché mi ha visto sul giornale. È successo che io mi ero lasciata con l'ultimo ragazzo che ho avuto, lui vabbè mi ha consolata perché io erano 2 giorni che non gli rispondevo più. E io gli ho detto, perché lui voleva sapere che cosa avevo fatto, e praticamente ho detto scusami, ma sto piangendo. Gli ho spiegato un pochettino le cose. Ci siamo sentiti appunto per telefono. Gli ho spiegato tutto. Fatto sta che dopo un po', chiaramente, avendo un rapporto a distanza con quella persona, comunque non è che ci siamo vissuti appieno. Sono stata bene dopo 10 giorni circa e ho cominciato a provare dei sentimenti verso questo ragazzo. Però non mi volevo impegnare con lui, assolutamente. Ma stiamo scherzando, io ho già sofferto troppo nella mia vita, non volevo un altro ragazzo. Eppure è successo. Perché lui ha fatto una matita che forse me lo ricorderò per tutta la vita. Matita in senso buono, in senso buono. Perché è successo che lui continuava a dire, guarda, tu mi piaci, vedrai che prima o poi abbocchi, perché so che anche tu provi dei sentimenti per me. Io ho detto, sì, è vero, però per adesso non mi va. E lui che cosa ha fatto? Oddio, cioè non ci posso ripensare, ieri sera. Praticamente è successo che ha contattato un suo amico che fa il comico in televisione, attraverso la videochiamata, proprio mentre lui stava in diretta. Io però non sapevo niente di questa storia. Quindi praticamente
siccome lui stava in diretta, chiaramente facendo questa videochiamata, si vedeva anche chiaramente proprio la videochiamata. E io non sapevo niente. E praticamente quest'amico ha detto: "Vabbè, mo fai entrare pure la tua amica perché così almeno me la fai conoscere". Io però non sapevo in quel momento, di essere in televisione. Cioè io pensavo che fosse una semplice videochiamata in tre. E praticamente quindi sono stata naturale il più possibile. Ho riso, scherzato, ho detto le cavolate, perché comunque sapevo che era una videochiamata tra amici. Dopodiché ho visto delle persone che stavano a commentare, tipo: "Siete troppo forti, ragazzi. Sì, dai, mettetevi insieme", una cosa del genere. Quindi ho capito che stavamo appunto in una diretta, ma non sapevo una diretta televisiva. Pensavo fosse una diretta per dire così. E il bello che lo pensava pure questo mio amico che mi ha fatto questa dedica, che poi vi dirò. No, non so se ve lo posso dire adesso. No, meglio che aspetto praticamente. Allora, dicevo, questo mio amico che mi ha voluto fare questa dedica, praticamente perché? Perché davanti a tutti, davanti alle telecamere, ha espresso il suo amore che prova per me. Cioè, sembrava tipo una versione di Uomini e Donne, in cui, cavoli, cioè, io. E alla fine, io avendo visto la determinazione, l'impegno, perché questo qua veramente ci ha saputo fare, io ho deciso di dargli una possibilità. Quindi, in teoria, ci siamo messi insieme in diretta. Una cosa assurda, cioè, io mi sono fidanzata altre 2 volte, come sapete. Però il fatto di fidanzarmi in diretta davanti a un pubblico che ti sta guardando, questa è un'esperienza che mancava nella mia vita. E praticamente però io ancora sapevo che le persone ci stanno guardando in realtà. Finché poi io me ne sono accorta perché appunto arrivavano dei commenti di altre persone, ho detto: "Ma qua ci stanno guardando però, mi sembra". "Eh sì, saluta", ha detto il tizio che gestisce il programma, "sei in diretta". Io, vabbè, cioè mi ha fatto molto piacere, devo dire la verità, la sorpresa assurda, una cosa assurda che io non posso raccontare a nessuno, perché veramente secondo me nessuno qua mi crederebbe. Anzi, se non mi credete, adesso metto una foto proprio mentre stavo in televisione. Adesso che avete visto, in realtà questa foto l'ho ricavata mentre stavo in videochiamata, in realtà, però comunque è un programma che va anche in televisione. Cioè, è assurdo pensare a una cosa del genere, perché mai nessuno ha fatto una cosa per me. E fatto sta che praticamente io vi avevo detto che c'era una persona, uno di voi che mi seguiva, che voleva aiutarmi a superare la cosa del pubblico. E lui ci è riuscito alla grande, perché comunque è vero che lui non sapeva che stavamo in televisione, però comunque non mi aveva neanche detto che stavamo in diretta. Lui lo sapeva che stavamo in diretta, una diretta su una pagina, che comunque sì, ti seguono meno persone, per dire, rispetto che vai in televisione, che è più dominio pubblico. E io praticamente mi sono comportata in maniera normale, naturale, e c'erano delle persone che mi guardavano, quindi lui ci ha saputo fare anche su questo e lo ringrazio. E poi come abbiamo scoperto che siamo finiti in televisione? Perché stamattina, quello che adesso è ormai diventato il mio ragazzo, il mio attuale ragazzo, praticamente è uscito perché lui lavora. E l'ha fermato un signore che gli fa: "Aspetta, ma io a te ti conosco. Tu sei quello della televisione, t'ho visto ieri sera".
poi, vabbè, lui ha chiamato me per dirmi questa cosa. Io devo ancora realizzare questa cosa perché quando comunque sono nata, in realtà, non ho pensato di fare parte di qualche programma televisivo, non ci ho mai pensato a una cosa del genere. Quindi ritrovarmi, diciamo, in un programma televisivo, diciamo, non me l'aspettavo che prima o poi sarebbe successo, perché comunque questo programma, la persona in questione riceve un sacco di chiamate. E noi siamo stati fortunati che comunque abbiamo avuto spazio, perché non tutti, diciamo, ci rientrano, diciamo così. Io non me l'aspettavo una cosa del genere, non mi aspettavo che lui davanti a tutti faceva una cosa. Cioè, ma che romantico, io a me non mi escono le parole. Io, assurdo, cioè assurdo, anzi dirò di più, il pubblico ci ha apprezzato così tanto che l'11 aprile, che tra l'altro è pure il mio compleanno, molto probabilmente torneremo in televisione, perché ci hanno trovato simpatici, non so perché, posso capire lui, però io, simpatica io, ma non lo so, di solito a me le persone non mi notano molto, però mi hanno notato, è stato stranissimo, io veramente non ho parole, non so che dire, non so. Ragazzi, questa era la mia esperienza. Cioè, il video io lo voglio concludere qua perché veramente sono rimasta letteralmente senza parole.